amici appassionati di tennis, eccoci tornati per la puntata numero 3 di You Tennis Lounge da San Benedetto del Tronto e siamo sempre in compagnia di Matteo Grigatti. Ciao Matteo, buonasera. Prima di parlare di oggi, della giornata di oggi che si sta concludendo, sta incominciando in questo momento l'ultimo incontro della giornata, torniamo un attimo a ieri sera, l'ultimo match della serata tra Gianluigi Quinzi e il bosniaco Zumur. Vediamo com'è andata e poi ne parliamo. Un'atmosfera davvero unica nella serata di ieri per l'esordio di Gianluigi Quinzi alla San Benedetto Tennis Cup. Il 18enne di Porto San Giorgio, attuale numero 303 del ranking mondiale, è stato sconfitto in 3 set dal bosniaco Damir Zumur con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1 in 2 ore e 3 minuti di gioco. Circa 1500 persone hanno applaudito il primo set portato a casa dal tennista azzurro, che catalizza su di sé tutta l'attenzione del tennis italiano. Quinzi, seguito qui dal nuovo coach Gorritz, è riuscito nel primo set ad imporsi disinnescando i potenti ed imprevedibili colpi dell'avversario. Nel secondo parziale Zumur è partito subito forte prima di venire recuperato dall'azzurro, che però sembrava via via sempre più stanco ed incapace di concretizzare al meglio le occasioni di chiudere alcuni punti. Nei restanti due set il 22enne di Sarajevo è riuscito ad imporsi su Quinzi con lo score di 6-4-6-1, nonostante il tifo del pubblico fosse tutto a favore dell'italiano. Tanto pubblico, Quinzi che ha vinto il primo set, sembrava andare tutto per il meglio e poi la delusione nel terzo set, non c'è stata più storia. Sì, Quinzi ci aveva illuso tutti quanti, qui era pieno, abbiamo visto gente che si assiepava dappertutto, anche sulle sedie pur di vedere qualche punto del suo beniamino. Quinzi ha giocato anche sopra livello al suo avversario, il bosniaco, che abbiamo visto essere un giocatore molto preciso, quasi un geometra, per come dice il campo. Sì, è un giocatore veramente preciso che sbaglia pochissimo. Quinzi nel primo set ha fatto valere la sua maggiore potenza, poi nel secondo ha iniziato un po' a calare anche fisicamente, nel terzo non ne aveva più. Quinzi, che è seguito qui per il primo torneo insieme al nuovo coach Gorritz, al quale auguriamo un in bocca al lupo grande, perché la pressione su Quinzi e tutto ciò che è intorno è molto forte. Ma cosa è successo oggi? Lo vediamo nel servizio. Era il match più atteso di giornata, quello che vedeva opposti nel pomeriggio il nostro potito starace all'argentino Massimo Gonzalez, seconda testa di serie della San Benedetto Tennis Cup. In un campo centrale gremito e pronto a sostenere le gesta del proprio beniamino, l'argentino non ha lasciato scampo al 32enne di Cervinara, apparendo a tratti inattaccabile. Nulla ha potuto un pur combattivo starace contro il tennis solido e preciso del suo avversario, uno dei giocatori più in forma del periodo dopo i due successi colti nell'ultimo mese a Blois e Padova. Dopo un primo set a senso unico, starace ha provato nel secondo a restare attaccato al suo avversario, cercando di variare l'intensità ed il ritmo degli scambi, venendo tuttavia sopraffatto dalla maggiore veemenza dei colpi incisivi di Gonzalez. Termina 6-2 e 6-3 in 1 ora e 8 minuti di partita, con il trentenne di Tandil che ai quarti affronterà ora lo slovacco Gombos, che in mattinata aveva beneficiato del ritiro del francese Puil per un problema al polso. Tra gli azzurri rimane così in corsa il solo Alessandro Giannessi, impegnato domani con l'austriaco Heider Maurer. Prima di Gonzalez e Starace era però stata la volta del 36enne Ramirez Hidalgo conquistarsi un posto nei quarti di finale del torneo. Battuto in due set tiratissimi il ceco Jaroslav Pospisil 7-6-7-5, con lo spagnolo che bissa così il risultato ottenuto solo 7 giorni fa a Todi. Oggi dunque un altro italiano ha lasciato il torneo, potito starace, rimane il solo ormai Giannessi che giocherà domani sera qui al CT Maggioni. Potito starace che è stato sconfitto abbastanza nettamente da Massimo Gonzalez, numero 2 del tabellone,
e che non si ferma più, ogni settimana vince in singolo, in doppio il torneo, è una macchina inarrestabile. Sì, ci aspettavamo un piccolo calo dall'argentino che, come detto, viene da due tornei vinti, è in campo da oltre un mese e quella era forse l'unica speranza che potevamo dare a Potito, non ce ne voglia. Comunque ha giocato un buon match il campano, ma Massimo Gonzalez è semplicemente ora di un altro livello, ma non solo per lui, forse per tutti. Adesso quindi rimane il solo Giannessi, che giocherà domani sera contro Heidermaurer, un match molto molto complicato. Sì, altro impegno molto difficile, gli unici nostri due ragazzi rimasti hanno incrociato la prima e la seconda testa di serie, quindi sorteggio anche non benevolo e anche per Giannessi servirà l'impresa. Il match di Giannessi domani programmato per le 20:45 in una giornata che vedrà comunque sfidarsi già fin dall'1:30 del pomeriggio Fuksovic, Zumur, Karbayes, Baena, Koric, match interessanti, giovani, sfide sicuramente interessanti. Sì, questo Fuksovic, dopo che aver trionfato nel trofeo di Wimbledon Juniores, si è un po' fermato, ora sta venendo fuori bene nei Challenger, viene dalla finale la settimana scorsa a Todi, persa con Bedene, partita molto interessante con Zumur, in contemporanea il giovanissimo Borna Koric, di cui avevamo già parlato, contro l'altro giovane classe 93, Karbayes Baena. Match tutti molto interessanti, ci sarà da vederne delle belle domani. E come al solito il CT Maggioni sarà strapieno di gente, come lo è adesso per il match che sta per cominciare, il match serale. Matteo, U-Tennis Lounge continuerà nei prossimi giorni qua da San Benedetto, tu purtroppo ci devi lasciare, che direzione Istanbul, torneo WTA. Sì, domani bisognerà fare le valigie, purtroppo questo torneo è bellissimo, quindi mi sarebbe piaciuto rimanere ancora a farti compagnia nei prossimi giorni, ma avrò dei validi sostituti. Vedremo se riusciremo a trovare un degno erede. L'appuntamento è a domani con la quarta puntata di U-Tennis Lounge, sempre qui da San Benedetto del Tronto. Un saluto a tutti.